Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su World of Tank, World of Tanks, scusate, allora in questa puntata parleremo dei veicoli artiglieria, che sono dei veicoli molto particolari e per questo ho deciso di farvi vedere direttamente dal vivo, dal mio schermo, com'è guidare un veicolo artiglieria. Innanzitutto, parla anche un po' te se vuoi. Bene, innanzitutto mi pare che a partire dal primissimo video abbiamo già accennato qualcosina sull'artiglieria, però come hai detto te ora noi facciamo vedere qualcosa in azione e specificheremo un po' meglio i dettagli che abbiamo tralasciato appunto nel video precedente, cioè nel primo video, Sì, nel ok? primo video. Allora, Bene, inizio. partiamo dicendo che cos'è un veicolo artiglieria. È un veicolo adatto a sparare da un luogo molto lontano, ovviamente nascosto, perché è molto meglio se gli altri non ci vedranno. Esatto, perché è molto vulnerabile, essendo che è un corazzato semovente, quindi non è come un carro armato. Va bene. La specialità dell'artiglieria è appunto quella di colpire da tantissima distanza. Ad esempio, possiamo colpire anche un avversario che sta dall'altro lato della mappa. Ci sono vari vantaggi e svantaggi nell'usare un'artiglieria. Uno di questi vantaggi è appunto che possiamo colpire un nemico anche se è dall'altro lato della mappa. Uno di questi svantaggi invece è ciò piuttosto pesante, il tempo di ricarica, o almeno... Ma Oh no, me, che perché cazzo... stanno attaccando. Lo so, che cazzo è stato? Sto parlando, vai, 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 Sì, scappo, scappo, vai, vai. scappo. Oddio. LOL. No. Dai, vai qua, vai qua, vai qua. Dai! Oh, grazie. Ecco, come vedete le artiglierie sono, anche se sono di livelli molto elevati, rimangono comunque molto deboli rispetto ai comuni carri armati. Infatti basteranno pochissimi colpi, anzi uno o due colpi di carro armato, di un corazzato, per stendere un'artiglieria. Ma questa è ovviamente la principale debolezza. Poi un'altra debolezza, quella, può essere la lentezza dei movimenti, l'eccessivo tempo di ricarica, e anche l'eccessivo tempo per mirare. Qua ci stanno catturando la base. Ecco, io sto cercando di decappare. No. Dai, resta qua, resta qua. Ecco, Ecco, ho fatto il mio meglio, scusa. Vabbè, qualcuno doveva decappare, altrimenti. Vabbè, sei già morto, lol. sì, io sto fuggendo via No, con uno. aspetta, aspetta, forse. Ma Oppa, guarda. che cazzo, guarda! Ma guarda quello lì proprio fiero, è passato senza fregarsene di quell'altro, hai visto? Infatti. Ma Vabbè, dai. almeno abbiamo vinto questa partita. Esatto, abbiamo vinto. Allora, un'altra... Beh, insomma, ho elencato i vantaggi e gli svantaggi dell'artiglieria. Come si fa a ottenere un'artiglieria? Si prende un carro armato di primo livello di qualsiasi nazione, successivamente lo si fa sviluppare cioè come un'artiglieria. Ad No, esempio... aspetta, mi sembra che qui stiamo dicendo una cavolata perché allora se tu vai nell'albero tecnologico, ecco, vai nell'albero tecnologico, seleziona la nazione che desideri e lì già c'è la prima artiglieria che vuoi. Ah no, è vero, scusa, hai ragione te. Prima bisogna sviluppare il primo veicolo in assoluto, Sì. che è sempre un carro armato, e poi al secondo livello vengono sempre le artiglierie. Sì, è vero, hai ragione, scusa. Ad esempio qua faccio questa dimostrazione con l'artiglieria statunitense. Che... Prego. Sì, me la sono presa. Ok. Qua radio, no, la radio non mi serve. Ma provo ad usare l'artiglieria americana, va. E metti l'ultimo motore e gli ultimi track. Sì, allora, qua, questa cos'è? No, la radio non mi serve. No, che cazzo sto facendo? Questo carrettino, via, non mi serve.
Vendi. Vendi. Sto qua, ricerca. Metto, ah no, il motore non me lo posso ancora comprare. Non è Le sospensioni sì. aspetta, forse prima devi comprare le sospensioni, poi il motore. Prova. No, il fatto che non ho abbastanza esperienza. Ah, lol, è strano. Vabbè, allora se hai già fatto tutto, mettiti pronto. Ok. Hai caricato le munizioni almeno? Sì. Ah, ok. Bene, io vorrei aggiungere un dettaglio per quanto riguarda le posizioni. Abbiamo già accennato qualcosina, tipo cespugli, eccetera, però parlando un po' più nel dettaglio, è sempre molto difficile scegliere una posizione per l'artiglieria. Ovviamente ai livelli tipo 2, 3, 4, non è che vi potrete mettere proprio all'angolo della mappa come ormai potrete fare con livelli più avanzati, quindi il difficile viene solo l'inizio, ma poi quando è che avete delle artiglierie molto più potenti avrete praticamente lusso di mettervi più o meno in qualsiasi punto della mappa senza non rischiare di perdere il raggio d'azione. Sì, anche perché non so fin dove possono arrivare le Esatto, artiglierie. hanno un limite purtroppo. Beh, però questa qua americana già è un po' più veloce nella ricarica. Sì, è veloce in quasi tutto. Spero che non mi deluda, faremo quest'ultima battaglia con l'artiglieria. Ovviamente voi potete scegliere la nazione che più vi aggrada. Secondo te quella per le migliori artiglierie qual è? Beh, io la prima volta che ho iniziato a giocare a World of Tanks ho iniziato proprio con quell'artiglieria. Ho provato successivamente artiglierie tedesche, ma siccome erano molto vecchie, io suggerisco di iniziare direttamente con la Stato Impruttente, perché è la migliore, essendo più nuova. Ah. Poi un'altra cosa importantissima, l'artiglieria dispone di due mirini, il mirino normale che hanno tutti i comunissimi carri armati e il mirino che ha solo l'artiglieria che si attiva premendo il tasto Shift della tastiera, che è quello che sto utilizzando in questo preciso momento, permette di vedere insomma dall'alto. Diciamo la mira tipica dell'artiglieria. Sì. Ah, e poi aspetta, non mi ricordo, abbiamo detto che l'artiglieria va accompagnata con un tank di Ah scorta. no, non l'abbiamo detto. Allora, sì, è vero, sembra anche a me che non l'abbiamo detto. Comunque lo diciamo ora. Allora, l'artiglieria, quando voi giocate per l'artiglieria e siete capitati in una battaglia randomica all'interno di una squadra proprio dei nappi, cioè, potete scavarvi sin da subito la fossa perché se il team è nabbo, non sapendo cosa fare per voi, voi morrete subito perché anche l'artiglieria ha bisogno della protezione, tipo di un tank destroyer messo di nascosto da qualche parte, di qualche copertura da parte di un carro armato messo proprio in avanti, insomma, cose molto strategiche che poi vedrete voi. Sì, insomma, una protezione anche perché, come già detto, Sì, esatto, è molto. perché quando voi mirate con il mirino, quello lì dell'artiglieria, non quello arcade che hanno i carri armati, voi siete veramente molto concentrati su quello che state facendo e quindi molte volte vi uccideranno proprio mentre state utilizzando il mirino dell'artiglieria. Sì. Quindi, insomma, anche perché è molto fragile come veicolo e. Qua io prima volevo centrare quello là da lontano, ma non m'hanno rubato la frag. Adesso qua però mi I tipici cosa? problemi dell'artiglierista. Sì. Insomma, l'artiglieria a volte può giocare un ruolo fondamentale in una squadra perché fornisce fuoco di supporto da lontano. Ah, è un'altra cosa molto, molto importante. Allora, di solito quando i nabi giocano, no? Dico proprio nabi perché allora avete un'artiglieria, per esempio, giusto? Nella vostra squadra. Però quando è che voi giocate, tipo avete un nemico all'angolo, no?
Quel nemico che ci avete all'angolo, che state cercando di colpire o che lo state già colpendo, non so, dipende dalla vostra circostanza, cercate di farlo uscire verso di voi, così da poter, come posso dire, così da permettere all'artiglieria di colpirlo al posto vostro più velocemente, così da aprire più Sì, velocemente da, lo insomma, da spazio. trascinarlo allo scoperto. Sì, esatto, cercate di trascinare sempre allo scoperto il vostro nemico per dare anche più supporto alla artiglieria che vi aiuterà molto di più e quindi voi perderete anche meno salute. Sì, insomma, è un fuoco di supporto da molto lontano, può essere. Esatto, perché appunto l'artiglieria, se funziona bene, aiuta anche a risparmiarvi la salute, cioè i punti salute che giocano anche se un ruolo molto importante, capitano ovvio. Bene, credo di aver concluso le cose da dire. Te che dici? Ecco. Anch'io ho concluso, anche perché sono morto. Niente, penso che questo video sia stato più o meno utile. Ovviamente, come al solito, non possiamo raccontare proprio tutto, 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 anche perché i video che noi facciamo li facciamo più o meno improvvisati, Sì, quindi non abbiamo nessun copione. sì, facciamo tutto al volo, quindi è veramente molto difficile. Comunque, le cose più sostanziali, le cose più importanti noi ve le abbiamo già Sì, spiegate. le abbiamo già dette. Entrate poi voi nel gioco, vedete un po' voi, accumulate esperienza e ovviamente giocate. Va bene. Ci salutiamo qua. Noi ci vediamo alla prossima. Saluti da Nacido. Appuntamento al prossimo video. Esatto, ciao ciao. Ciao. Io sono un missile, ho sfiorato più di 1000 volte l'atmosfera, ed ora sono inutile. Io sono inutile, ho sfiorato più di 1000 volte l'atmosfera.